Come dicevamo, sono rimasti solamente quattro oggi, il giorno della verità. Vediamo chi entra in questo momento. Oggi si deciderà tutto, Carlo. Vuoi fare i tuoi soliti pronostici o... Allora, soliti sicuramente no, visto che come ben sai io non mi diletto in questi pronostici. Quello che posso dirti è che sicuramente questo atleta che sta entrando in questo momento, e scusate la ripetizione, è sicuramente uno dei favoriti, perché è un po' arrogante, ma più che arrogante io direi conscio delle sue possibilità. Ha dimostrato di essere un grande lottatore e ha anche detto a Kishi che vendicherà l'onta subita dal lottatore samoano per mano di Steiner e Vampiro. Vediamo proprio chi sarà ad affrontare Black Pearl, come dicevi tu, sicuramente conscio delle sue possibilità. Lo vediamo carico, il momento decisivo per il titolo mondiale, ricordiamolo. È un grandissimo lottatore Black Pearl, e qualora riuscisse a diventare il campione assoluto della New Wrestling Evolution, lui che non ha mai avuto un titolo assoluto in carriera, certamente un trionfo di questo genere rappresenterebbe il successo, il punto più alto della sua carriera. Ma arriva il suo compagno di coppia in questo momento, con il quale ha dimostrato di saper combattere bene, Charlie Haas, che generalmente si comporta sul ring lealmente. Nelle ultime settimane ha fatto vedere di essere disposto a tutto pur di vincere il titolo. Sì, lo vediamo molto determinato, forse pure troppo. Però Charlie Haas ha dimostrato che nei match di coppia, come in quelli singoli, di essere davvero un fuoriclasse, naturalmente insieme a Black Pearl che lo completa. Due grandi atleti, hanno vinto contro gli FBI. Oggi vedremo contro chi riusciranno a prevalere, soprattutto se ci riusciranno, perché dovrebbero affrontare Scott Steiner e Test, con poi gli ultimi due sopravvissuti, quindi la coppia vincente, che andrebbe a questo punto poi a scontrarsi nella finalissima. Di conseguenza Charlie Haas e Black Pearl sono attesi da un compito particolarmente importante questa sera. Come on! I wanna see you! Ladies and gentlemen, this is a special moment! The first NWE Commissioner, the International Superstar! C'è qualche variazione ai programmi, vediamo. È stato annunciato il nuovo commissioner, che nella scorsa puntata noi abbiamo scoperto chi è, perché dovrebbe essere Kishi, a meno che non... sentiamo la sua musica ed eccolo qui arrivare. Kishi finalmente torna sulla scena ufficialmente dopo il grave infortunio subito, e c'è anche una presenza femminile non indifferente con lui. Io ne vedo addirittura tre, non so se... Forse sono i tuoi occhi che magari vedono doppio, anzi no, sono le Destiny Girls, sono in tre, quattro. Diventano quattro, davvero buona compagnia. Kishi, sempre influente al di là dei match, al di là dei combattimenti, Kishi riesce sempre a essere influente nella NWE. Sentiamo che dice. You know, Charlie Haas and Pearl, I know you guys have been a wonderful tag team, and you done worked yourself a reputation for yourself. But in case you don't know, and the people don't know, that there's a new commissioner in town, and his name is Kishi. So tonight, I'm going to change everything around. Tonight, we will begin a tournament to look for the champion of New Wrestling Evolution, and it starts right now here in Naples with you two. Cioè praticamente non abbiamo più il combattimento di coppia, ma Kishi nella sua prima decisione ufficiale praticamente da commissioner ha deciso di sconvolgere il torneo. E i quattro atleti che sono sopravvissuti, diciamo così, all'eliminazione
anziché avere degli incontri di coppia, avranno una sorta di nuova semifinale, però uno contro l'altro. Eh sì, cambia tutto, davvero. Questa entrata di Kishi ha rivoluzionato tutta la puntata di oggi. Ci aspettavamo di vedere le coppie una contro l'altra, invece proprio una delle coppie cardine di questo match, che è stata così sfasciata, così come tra l'altro a questo punto è inevitabile che accadrà anche con l'altra, perché non avremo soltanto Charlie Haas contro Black Pearl, ma secondo le indicazioni date dal nuovo commissioner Kishi avremo anche Scott Steiner contro Test. Forse è meno equilibrato di questo match, lo vedo il secondo, cioè vedo già un leggerissimamente favorito Steiner, che sicuramente ha una grande esperienza, è già stato campione mondiale nella WCW, quindi tu dici giustamente che magari può essere favorito su Test, anche se Andrew Test Martin l'abbiamo visto molto bene nelle scorse puntate in coppia con Steiner, ma comunque anche con delle azioni di potenza singole impressionanti. Sì, soprattutto con gli FBI ha dimostrato davvero grandi doti e in grande forma. Naturalmente può succedere di tutto anche nel prossimo match. Intanto qui vediamo un Charlie Haas che sempre più agguerrito, si comporta anche in maniera scorretta, vedi che come sfrutta bene il conteggio dell'arbitro, tiene Black Pearl imprigionato sulle corde e cerca quanto più possibile di infortunarlo. Charlie Haas già nelle scorse puntate di Destiny ha dimostrato di non voler rinunciare a nulla anche nel suo atteggiamento e magari di perdere in certi casi anche un po' parte del favore del pubblico per raggiungere l'unico obiettivo possibile, che è quello della vittoria finale in questo torneo. Sì, non sembra più essere un face, sembra quasi essere diventato un heel. Vedremo nel proseguo del match. Intanto però qui sembra in vantaggio contro Black Pearl. Eh sì, lo tiene fuori dal ring l'arbitro Ricardo Blo. Invita i due contendenti a tornare immediatamente sul quadrato di combattimento, ma Charlie Haas fa un po' orecchie da mercante e ne approfitta per sbattere il conte della California contro il sostegno. Mi sembra tra l'altro in difficoltà la perla nera, vediamo se riuscirà a riprendersi. Ancora strangolamenti vari, questa volta mi sembra abbia preso, non so se una bandiera. La bandiera italiana, e non è un bel gesto questo da parte di Charlie Haas, che tra l'altro porta il vessillo all'interno del quadrato, e è un brutto gesto da parte di Charlie Haas, che sembra voler rinunciare addirittura ai favori del pubblico. Chissà che l'assenza di Jackie non abbia fatto un po' innervosire questo grande lottatore. Eh sì, perché ha completamente cambiato atteggiamento, quindi evidentemente l'assenza di Jackie si fa sentire. Tanto Black Pearl non riesce a reagire a questo match, ancora con la bandiera italiana, ancora al collo di Black Pearl, anzi adesso leg drop sul volto di Black Pearl, attenzione, potrebbe essere la fine, 1-2, ma si libera di Black Pearl. E Charlie Haas prende anche i cori di disapprovazione del pubblico, devo dire meritati a questo punto, dal momento che Charlie Haas sta mancando di rispetto ai fan di wrestling qui in Italia pur di riuscire a sconfiggere Black Pearl, e chi vince questo incontro comunque va in finale. Eh sì, c'è un traguardo molto ambito al termine di questo match, una finale al campionato del mondo NWE, non ce lo dimentichiamo. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio. Nessuno di questi due lottatori tra l'altro è stato mai campione assoluto in singolo. Grandi successi invece per Charlie Haas in coppia, soprattutto nella WWE al tempo con Shelton Benjamin. Charlie Haas sembra assolutamente determinato a rimediare a questa sua lacuna nel palmarès, dal momento che ha sbattuto violentemente Black Pearl a terra. Prova il conteggio, ma Black Pearl mi sembra in grado di reagire. Infatti vedete come cerca di liberarsi anche Charlie Haas con una presa, tiene il conte della California a terra. Nulla da fare per questo atleta, che adesso prova con una sleeper hold ad addormentare il suo avversario. Non mi aspettavo questa supremazia all'inizio del match da parte di Charlie Haas. Sono convinto che adesso Black Pearl troverà tutte le sue energie per cercare di fronteggiare il grande campione. Va detto che Haas comunque partito forte anche grazie alle scorrettezze che immagino Black Pearl non si aspettasse. Tu pensa che questi due, mentre ci sono tra l'altro i cori di disapprovazione del pubblico per l'atteggiamento di Haas, questi due, dicevo, fino a qualche istante fa dovevano essere compagni di coppia, si sono ritrovati uno contro l'altro nel giro di un secondo. Forse Black Pearl non si aspettava questo tipo di aggressività
da parte di Charlie Haas, che connette con un dropkick. E attenzione, perché la fine per Black Pearl a questo punto sembra vicina. Eh sì, sembra molto vicina. Deve cambiare registro la Perla Nera. Intanto segnacci da parte del brutti segni da parte di Haas nei confronti del pubblico italiano. Stranamente, insomma, uno è sempre stato amato qui in Italia. Anche l'idea di fargli match. Vincere il titolo del mondo sembra, almeno per questo incontro, averlo portato sulla cattiva strada. Sì, sembra che non capisca più nulla, ha solo quello in testa, vuole diventare il campione del mondo della NWE. Mancano solo due match, qualora dovesse vincere questo qui, sarebbe la finale contro il vincente del match tra Scott Steiner e Test, che poi andremo a vedere tra pochissimo. Vedremo poi se Charlie Haas, insomma, tornerà ai suoi standard abituali, almeno per quanto riguarda il comportamento con il futuro rientro di Jackie, che vediamo assente in questo torneo. Charlie Haas ha preferito concedere un periodo di riposo e fare tutto da sé, forse anche sapendo e conoscendo il fatto che avrebbe comunque preferito utilizzare degli atteggiamenti non previsti dal regolamento per sconfiggere i suoi avversari. Ed eccola la reazione di Black Pearl, finalmente arriva dopo 10 minuti davvero passivi per il conte della California. Charlie Haas con la gomitata sul volto della Perla Nera, però interrompe la reazione del conte della California e si riporta in controllo totale della situazione. Vedremo se riuscirà a trovare la manovra giusta, la mossa giusta per porre fine al match nelle prossime fasi dell'incontro. Il pubblico mi sembra un po' esterrefatto, cioè secondo te è più attento alle semifinali, è teso per il match? Sicuramente non ha gradito la reazione. Attenzione, intanto 1, 2, si salva Black Pearl all'ultimo momento. Dicevamo, il pubblico un po' esterrefatto, soprattutto per l'atteggiamento di Charlie Haas. D'altronde si aspettava i due insieme fino a pochissimi istanti prima del match. L'arrivo di Kishi, che ha sorpreso un po' tutti, graditissimo. E poi Charlie Haas, che insomma ha scelto così di attaccare Black Pearl. Infatti senti anche i cori di disapprovazione per Haas, che generalmente è sempre uno tra i più amati. L'assenza di Jackie, il suo comportamento un po' così malandrino, gli hanno fatto guadagnare le antipatie del pubblico. Attenzione, 1, 2, 3, e vince Black Pearl, la sorpresa. Vedete come ha rovesciato un suplex in una culla, un inside cradle vincente. Black Pearl ottiene la vittoria a sorpresa, senza nemmeno avere una vera e propria reazione. Esulta Black Pearl fuori dal quadrato, Charlie Haas eliminato, Black Pearl in finale. Incredibile, non avevo mai visto un match in cui un lottatore non abbia avuto neanche una reazione in tutto il match e poi sia riuscito a vincere solamente con una mossa. Praticamente, vedete, Charlie Haas infatti se ne va arrabbiatissimo, ma Black Pearl ha vinto perché non si è mai fatto distrarre, non è riuscito nemmeno a eseguire la sua mossa finale. Ma è bastato un attimo di distrazione a Charlie Haas, che probabilmente credeva di avere l'incontro ormai in pugno. Disattenzione che però è stata fatale, e quindi di conseguenza Black Pearl è ufficialmente in finale. Sì, ufficialmente in finale. Ricordiamo che affronterà, come vi abbiamo detto anche prima, il vincente tra il match tra Scott Steiner e Test, che andremo a vedere tra pochissimo. Chissà quale avversario preferisce Black Pearl, che comunque nel frattempo si va a riposare prima della finalissima. Una grande vittoria per il lottatore, che dunque si qualifica per la finalissima del match. Esce di scena invece un grande protagonista come Charlie Haas, che comunque si è ben comportato senza dubbio in questo torneo per l'assegnazione del titolo assoluto NWE. There's something wrong with his mirror. Oh, there you go. Object of fascination. So beautiful. But don't let my smooth appearance fool you. This is my home. The square circle is my playground where I play for you people. I challenge any man in this planet. New Wrestling Evolution is exactly what the Count of California is about. New face, wrestler, and the evolution is coming. Ciao,
to all my peasants in Italy and in whole Europe. I am the Black Pearl, Count of California, and I'm here to rule. As we say in America, there's a new sheriff in town. So trust in the new rule. Don't bet on it. Count on it. Allora ritorniamo con le immagini in diretta per vedere Steiner contro Test, un match come dicevamo non troppo equilibrato, nel senso sì, Test è un grande campione, ma Steiner... Tu vedi favorito Scott Steiner, insomma. Sì, ovviamente anche per quello che ha fatto in passato, ora vedremo la reale forma di tutti e due in questo momento, anche se Test ha dimostrato con gli FBI... anche lui di stare bene, no? Eccolo qua, però Big Papa Pump, in effetti nessuno vorrebbe affrontarlo, chissà se lo affronterà Black Pearl nella finale. Scott Steiner è di fronte a un ultimissimo ostacolo prima del match decisivo, e questo ostacolo si chiama Andrew Test Martin, che ha un buon passato nella WWE e fino a questo momento si è comportato in maniera eccellente nel torneo, negli incontri di coppia insieme a Scott Steiner, è stato sicuramente decisivo, e vedremo se riuscirà oggi a impensierire seriamente Big Booty Daddy, che è un avversario assolutamente temibile. Tra l'altro i due si sono anche affrontati nella WWE con alterne fortune, e di conseguenza io credo che non sia così scontata la vittoria di Scott Steiner in questa semifinale, anche se effettivamente resta probabilmente a questo punto proprio Big Papa Pump il favorito per la vittoria finale del torneo. Ma secondo te, nel momento in cui hanno sentito il diverso regolamento, quindi con Kishi che è arrivato sul palco, per dire, sul ring, per parlare appunto di queste nuove coppie che si smembrano e diventa praticamente un torneo individuale, come... chi è che è stato maggiormente turbato? Sicuramente Test, forse. Secondo me il più turbato di tutti è stato sicuramente Charlie Haas, perché hai visto come si è comportato in maniera diversa. Sono curioso di vedere invece come la prende Test, che credo che Andrew Martin possa sputare un buon incontro. Non mi sembra turbato assolutamente Scott Steiner, invece, che sembra conscio delle sue possibilità. E vediamo se effettivamente anche Andrew Test Martin è al top per sfidare e magari battere Scott Steiner. Sicuramente il fisico non gli manca, ma vediamolo arrivare. Steiner lo attende sul quadrato, ma c'è evidentemente qualche ritardo. Anche l'arbitro si sincera dell'arrivo di Andrew Test Martin. Si ferma anche, si blocca la musica d'ingresso. Che sia magari una scelta tattica da parte di... attenzione, anche se magari potrebbe arrivare da dietro per attaccare Scott Steiner alle spalle, ma suona il gong. Ladies and gentlemen, the winner of the match, or not the appearance of the opponent, is... ma attenzione, perché viene annunciato Scott Steiner come vincitore dell'incontro per forfait di Andrew Test Martin. Praticamente è stato una vittoria per scratch, se volessimo utilizzare un linguaggio tennistico. Ma incredibile che Scott Steiner in questo caso avanza in finale, ma rimane il dubbio su dove possa essere finito Andrew Test Martin. Sì, dove sarà finito? Ma io non ne ho idea. Scott Steiner risulta giustamente il vincitore, l'arbitro lo lascia andare via, non si è dovuto nemmeno spogliare dei suoi occhiali e del suo turbante. Scott Steiner saluta anche il pubblico, cosa che non fa spessissimo, insomma, deve essere piuttosto soddisfatto perché è arrivato alla finale. Mostra i suoi muscoli, che non gli sono serviti a molto quest'oggi. No, non gli sono serviti a molto. Vediamo ancora che saluta, batte il 5 al pubblico. Sicuramente ne sapremo di più tra poco. Strano questa semifinale, praticamente. Anche perché Scott Steiner avanza in finale senza aver dovuto combattere, no? Quindi sarà più riposato di Black Pearl. Sicuramente, abbiamo visto un Black Pearl davvero stanco dopo il match con Charlie Haas. Poi
è stato soprattutto anche molto passivo, no? Nei confronti di Charlie, e questa vittoria. Hai perfettamente ragione, vince comunque Scott Steiner. Ovviamente attendiamo poi qualche notizia magari su quanto successo con Andrew Test Martin, ma prima della finale comunque andiamo a vedere un altro incontro non valido per il torneo. E attenzione, vediamo chi arriva. Nel frattempo la grafica ci ricorda l'eliminazione di Charlie Haas e Test, e di conseguenza finalissima, se vogliamo un po' sorpresa, ma comunque due grandi lottatori, Black Pearl e Scott Steiner. Hey man, what's all this noise? Geez, somebody locked me in here. You know what? Somebody thinks this is a joke. I know you're not a joke. Somebody thinks I'm a joke. You know what? I'm ATM. Andrew Test Martin. I've kicked ass all over the world. You know what? I'm gonna kick some ass right now. Don't hurt him. Don't hurt him too bad. Jeez. Everybody's going crazy around here. I think I know who locked you in. Allora abbiamo scoperto il motivo per il quale Test non è arrivato al match, non ha gareggiato quindi contro il suo amico rivale Steiner. Ed è stato eliminato dal torneo per questo. E pare ci sia lo zampino ancora di vampiro. Questo non lo possiamo dire con certezza, dal momento che Kish, il commissioner, ha trovato una parte dell'abbigliamento così... di vampiro vicino al vicino al camerino di Test, nel quale era stato rinchiuso dentro. Hai visto come si è arrabbiato però Test, che ha detto a questo punto vado a vendicarmi, no? Davvero arrabbiato Test, e vedremo che cosa farà. Intanto Darren Barry ha permesso a passare, possiamo chiamare qua di avanzare contro Testo, chiudendo nel camerino. Lo aiuterà anche in finale a questo punto? Sì, più che un'alleanza mi sembra quasi del servilismo da parte di Vampiro, perché non mi sembra che Steiner poi lo aiuti o comunque l'abbia aiutato nelle fasi finali del torneo. Quindi evidentemente Vampiro deve qualcosa, comunque c'è un accordo segreto che noi non sappiamo con Steiner. Resta il fatto che Steiner ha vinto due incontri grazie all'aiuto della grande leggenda messicana. Sì, non ha ricambiato in nessun modo fino a questo momento Big Poppa Pump. Ricordiamo che i due sono stati autori non dichiarati anche del brutto infortunio capitato a Kishi nelle scorse settimane. Vedremo un po' come si evolverà questa strana alleanza. Hai detto bene, una sorta di servilismo. Non so cosa leghi Vampiro a Big Poppa Pump, Scott Steiner. Speriamo di scoprirlo magari in futuro. Nel frattempo si aggiunge a quello che sarà un triple threat match, mi dicono, anche JC, che si aggiunge sul ring all'hooligan inglese Darren Burridge.
comincia anche a avere dei tic da Ren Barrett. Probabilmente ha avuto un contatto troppo avvicinato con Tonga Kid. Sì. O forse qualche scontro di troppo nelle curve degli stati inglesi, non lo sappiamo. Fatto sta che Darren Burridge sembra particolarmente disturbato e che abbia qualche problema. Infatti vedete che anche JC dice: ma quello lì mi sembra un po' strano. Salgono comunque in ring i due, si preparano a questo triple threat match. Ovviamente non è valido per il torneo dal momento che sono rimasti in gara solamente Black Pearl e Scott Steiner, che saranno tra l'altro i protagonisti della finalissima tra qualche istante. Mentre attendiamo l'arrivo del terzo lottatore, ci siamo un po' dimenticati anche di Jack Evans. Per me era davvero un personaggio positivo di questa NWE e soprattutto ha vinto anche dei bei match. Guarda, hai ragione, adesso abbiamo visto, intanto mentre vediamo entrare Chris, che è l'ultimo dei partecipanti al triple threat match, nelle puntate di Destiny, che ne abbiamo viste parecchie ormai, Jack Evans era uno di quei lottatori che ci aveva impressionato maggiormente. Hai ragione, aveva mosse come la 630 gradi, la shooting star press, i suoi calci, tutto quanto. Ha sempre lottato bene, no? E poi sempre nella sua mente la voglia di fare spettacolo, che è fondamentale per un wrestler, e lui ce l'aveva naturale col suo skateboard e con le sue, possiamo definirla, break dance. È sicuramente un esperto della break dance, l'avevamo visto in grandi incontri con Ultimo Dragon, Low Key, poi nel triple threat ladder match con Fire Angel e Thunderstorm, nel quale tra l'altro è uscito anche vincitore. È un lottatore, Jack Evans, che speriamo di rivedere in futuro, perché ha fatto bene, sta crescendo ed è sempre uno dei protagonisti che fa piacere vedere sul ring del wrestling. Sì, come ne è nominato anche un altro, Ultimo Dragon, che spero insomma di rivedere al più presto sugli schermi della 7 Sport, perché insomma è un personaggio che fa del bene al wrestling. È storico e leggendario. Tra l'altro Ultimo Dragon, se non sbaglio, dovrebbe essere nell'elenco dei lottatori che saranno protagonisti il 28 e il 29 gennaio 2006 a Bologna, prima il 28, un sabato, e la domenica seguente, quindi il 29, al Paladesio di Milano, appuntamenti in provincia di Milano, appuntamenti quindi da non perdere. Per le informazioni c'è il sito ufficiale della federazione, che è www.nwwrestling.com, e se invece volete direttamente comprare i biglietti per andare a vedere dal vivo questi straordinari atleti, il circuito indexpoint.net oppure ticketone.it. Sta arrivando un altro personaggio, però attenzione, perché mentre sono a terra Chris Burridge e JC, attenzione, Test Andrew Test Martin entra sul ring e sembra arrabbiatissimo. Sì, è fuori di testa, guardatelo, mette paura solo a guardarlo. Ma probabilmente per l'eliminazione del torneo, ma anche non c'entrano nulla in realtà i tre lottatori sul ring. Anche l'arbitro dice: guarda, loro non credo che c'entrino molto. Gli vanno incontro, Chris, big boot, attenzione, Darren Burridge viene schiantato anche lui, Test si lancia in un 1-3, prova anche JC a fermarlo, ma è arrabbiatissimo Test. Sbatte anche gli avversari, fa capire che intanto suona la squalifica, l'incontro finisce in un no contest, mentre Test le sta dando di santa ragione ai suoi avversari. Chris finisce fuori dal ring, stesso destino per Darren Burridge, che rimane appeso alle corde. JC fa una brutta fine, Test arrabbiatissimo, non ha gradito l'eliminazione dal torneo. No, assolutamente, anche il pubblico si è messo dalla sua parte, sentite com'è. Viene citato il grande campione. Entra nel WAP di Team e vedi i gol e le azioni più belle della serie A Team direttamente sul tuo telefonino. Con Team, il calcio è sempre con te. Go!
Lo sport ci fa essere come vorremmo essere, perché fare sport è nella nostra natura. Siamo praticamente pronti per la finalissima di questo torneo. We're searching Black Pearl if it's possible to. Pearl. Sorry, Black Pearl. It's so important this interview. Now you have the final, the most important match. You can go and revenge Rikishi. What do you think? Think about the tournament? Yeah. This is not about the tournament. This is about blood. You saw what he did to my family. This is a chance for the Count to pay back what he's done to my family. You hear me? This is not a tournament. This is a war. Steiner. I'm introducing. E allora, al contrario di Ass, Black Pearl pensa più a una situazione personale, vuole vendicare Kishi, quindi più che l'importanza del campionato del mondo sembra proprio una rivincita, come dicevamo, personale. Vedremo come andrà a finire, sembra però molto carico. Sembra molto carico The Black Pearl, io sono sicuro che al di là poi di quello che ha detto sia anche interessato alla vittoria finale, che sarebbe la loro più importante della sua carriera. Contro Scott Steiner, eliminazione dopo eliminazione, avversario dopo avversario, finalmente la perla nera ce l'ha fatta ad avere l'occasione di vendicare Kishi, perché si ritroverà sul ring proprio contro l'uomo che aveva messo KO il suo amico insieme a Vampiro. Sicuramente, adesso sta però per arrivare Scott Steiner, sta per entrare e devo dire che potremmo anche obiettare sul fatto che Scott Steiner non ha combattuto nella semifinale, quindi potrebbe essere più fresco e riposato rispetto a The Black Pearl, che invece ha dovuto faticare molto con Charlie Haas. Sicuramente, vedremo tra poco chi sarà in più in forma. Intanto sempre molto carico Steiner, con i tuoi è muscoli. Concentrato, non guarda neanche il pubblico, diretto al ring. Sempre il suo bicipite che non ha eguali. Non ha eguali veramente. Scott Steiner, World Heavyweight Champion nella WCW, può conquistare nuovamente per un'altra volta in carriera un titolo assoluto e può farlo qui nella New Wrestling Evolution, l'ultimo avversario da sconfiggere in questa scalata, The Black Pearl, il conte della California. Davvero ottima questa formula del torneo, che poi si è modificata con l'andare avanti dei match. Abbiamo visto davvero dei grandi campioni scontrarsi l'uno contro l'altro, prima nei match di coppia, poi in queste ultime due fasi individualmente. Ti sembra la finale più giusta? È difficile dire se sembra o meno la finale più giusta, ci sono ancora delle eliminazioni che gridano vendetta. Credo innanzitutto quella di Andrew Test Martin, che è stato eliminato ingiustamente perché non ha avuto la possibilità di sfidare Steiner. Tu dicevi giustamente che magari Big Papa Pump sarebbe stato il favorito, ma comunque sarebbe stato, ecco, appunto, bello vedere l'incontro. Poi abbiamo visto anche gli FBI, che sono usciti in maniera quantomeno dubbia. È stato molto bravo più che altro lì Charlie Haas ad approfittare di una distrazione di Johnny Stamboli, e ci sono state anche eliminazioni come quella di Killings, quella di Vampiro. Diciamo che è stato un torneo ricco anche di intrighi. Sarebbe stato curioso vedere gli FBI uno contro l'altro se avessero vinto un match davvero appassionante, inedito. Soprattutto Chuck Palumbo e Johnny Stamboli, che sono grandi lottatori insieme nel ring, ma sono anche particolarmente amici fuori, l'abbiamo visto più volte nei segmenti del backstage. Uno contro l'altro sarebbe stata sicuramente una grande sfida che a questo punto difficilmente vedremo. In finale ci sono arrivati comunque due grandissimi lottatori.
uno ha già avuto la possibilità di essere campione del mondo in altre federazioni ed è qua inquadrato di spalle Scott Steiner, mentre The Black Pearl si trova di fronte a una situazione quasi nuova per lui, con nella mente e nello spirito non solo l'intento di conquistare il titolo assoluto, ma soprattutto quello di vendicare il suo amico Kishi. Fa vedere i bicipiti anche a Black Pearl. Scambio, si guardano negli occhi. Si sente la tensione di una finalissima tra Scott Steiner e Black Pearl, che volta le spalle al suo avversario e fa male, perché Freakzilla lo attacca subito e lo scaraventa fuori dal ring per prendere il vantaggio. Vedremo se l'incontro veramente importante si scorrerà liscio nella regolarità, ma mi sembra che Scott Steiner sia già pronto ad approfittare di tutte le chance possibili, no? Sì, già non ci sono i presupposti per la correttezza del match. Vediamo subito le transenne che cadono tra i colpi di Steiner e Black Pearl. Anche sulle scalette viene scaraventato il conte della California, che tra l'altro questa sera ha già subito dei colpi duri, perché Charlie Haas è sì uscito dal torneo, ma ha fatto una gran figura. Eh sì, speriamo che la stanchezza non subentri nel conte della California, perché questo è forse il match più importante della sua carriera. Senza forse, sicuramente ragione, è il match più importante della sua carriera. È qui a giocarsi la chance per il titolo assoluto. Guardate che succede. C'è Scott Steiner che sta strangolando Black Pearl. L'arbitro qui ha un po' anche le mani legate, dal momento che la squalifica insomma potrebbe essere sì portata, ma solo in caso di estreme scorrettezze, perché il titolo del mondo necessita di un vincitore meritevole e definito. Sfrutta anche questa situazione Scott Steiner, perché vedete continua a inferire su The Black Pearl, che non mi sembra sia messo molto bene. No, non sta bene, vedete ancora non si è ripreso il conte della California, che adesso viene buttato, scaraventato sul ring. Prime fasi decisamente in favore di Big Poppa Pump. Un vero e proprio dominio quello di Scott Steiner. Black Pearl si è dimostrato sicuramente un grande incassatore, soprattutto nel match con Charlie Haas, dove lo ha sorpreso con un inside cradle finale tirato fuori un po' dal cilindro, se vogliamo. Sì, tirato fuori dal cilindro. Non credo che questo match possa vincerlo come quello precedente, perché sennò saremo di fronte veramente a due miracoli, uno di seguito all'altro nello stesso giorno. Clothesline da parte di Steiner, che sta in particolar modo focalizzando la sua attenzione sul collo di Black Pearl e vuole strangolarlo. Forse quello è il punto debole del conte della California. Hai detto bene, l'ha colpito prima con la clothesline, poi con l'elbow drop ha provato il conteggio, e adesso conduce l'incontro sempre mirando sotto alla gola di Black Pearl, che fino a questo momento ha potuto ben poca offensiva. E c'è anche la chop di Scott Steiner, che infierisce ulteriormente contro The Black Pearl. Attenzione con il piede, però la reazione e poi una serie di pugni sul volto di Scott Steiner. Black Pearl sembra potersi riprendere. Sì, finalmente reagisce dopo averlo visto con Haas in questa prima fase con Steiner. Reagisce Black Pearl, anche se adesso un colpo basso che non sarebbe nemmeno previsto, diciamo così, dal regolamento. Non può però scattare la squalifica. L'importanza dell'evento fa sì che Scott Steiner possa anche approfittarsene e getta fuori dal ring il conte della California. Big Poppa Pump sembra non ci voglia proprio stare sul quadrato di combattimento oggi. No, oggi aveva già in mente, prima degli spogliatoi, un match di questo tipo. Un match che sembra quasi un match hardcore. Che gliel'abbia consigliato il suo amico vampiro, forse. Ah, probabilmente. Avrà sfruttato tutte le tecniche del suo amico vampiro. Attenzione, addirittura una schiacciata qui dove non c'è protezione. La schiena di Black Pearl deve in questo momento essere particolarmente dolorante. E Scott Steiner se la prende anche un po' col pubblico, dimostrandosi il più forte a suo avviso. Ma non dimentichiamo che Black Pearl è capace di ritornare
in qualsiasi momento al top, però sembra veramente in grave difficoltà adesso. In grande difficoltà, lo vediamo sdraiato sulle scale. Sì, sdraiato non troppo comodamente, visto che Scott Steiner infierisce ancora una volta con una scarica di pugni, e attenzione perché è stato anche colpito. Abbiamo visto anche una leggera macchia di sangue, non so se sia stato Black Pearl, che non mi sembra comunque sanguinare. Vedete Scott Steiner. Ma dove lo sta portando? Non lo so proprio, guardate. All'uscita del palazzetto. Fuori, siamo qua, siamo praticamente quasi fuori dal palazzetto. Scott Steiner, tutto contento, continua a infierire su Black Pearl. L'arbitro prova a riportare sul ring i due contendenti, ma è evidente come si possa fare un po' quello che si vuole per questa finale del torneo, e non è una buona notizia per il Conte della California. No, non è una buona notizia, mentre viene scaraventato in un'altra sala. Prosegue il match anche... C'è anche qualcuno della sicurezza che insomma si preoccupa per la salute, non tanto dei due contendenti. Mentre l'arbitro li segue. Adesso non si capisce bene dove siano andati, le telecamere non riescono a seguirli. Non mi era mai accaduto di vedere una scena così. È incredibile, in questa finale succede veramente di tutto. Chissà che Scott Steiner non abbia in mente qualcosa di particolare, no? Eccolo qua. Mentre anche la security pare terrorizzata. Terrorizzata dalle azioni di Scott Steiner, che addirittura, guardate, ha rotto ha rotto la porta, la maniglia della porta, e la usa violentemente su The Black Pearl in questo incontro, dove sembra di capire che non ci sono possibilità di squalifica assolutamente, nonostante l'arbitro Riccardo Blow intimi in qualche modo a Scott Steiner di ritornare sul ring. Guardate la maniglia della porta, Black Pearl ancora colpito, ancora sulla schiena, violentemente. Speriamo che non faccia la fine di Tonga Kid, che l'ultima volta ha preso questi colpi, però in testa è finito male, Sì, speriamo che non faccia la fine di Tonga Kid, ma anche Darren Barridge non era da meno. Vediamo ancora momenti davvero di grande sofferenza per il Conte della California. Sta per essere strangolato da Scott Steiner. Ora per fortuna l'arbitro cerca di indicare la retta via, se così possiamo definirla, Big Poppa Pump, che però sembra assolutamente determinato e colpisce ancora Black Pearl violentemente. Lo sta riportando sul quadrato di combattimento, si libera dell'oggetto contundente e vediamo se riuscirà a ottenere lo schienamento decisivo. Davvero una bella passeggiata si sono fatti i due campioni, soprattutto la grande sofferenza di Black Pearl. Io non capisco come possa adesso avere una reazione, dove possa trovare le energie. È una passeggiata che non è stata di salute per il Conte della California, molto meglio è andata a Scott Steiner, invece, che sembra interessato a distruggere un po' tutto. Leva anche i sostegni dal ring per sbatterci probabilmente Black Pearl, che attenzione però con una serie di pugni approfitta della distrazione di Steiner e prova a reagire. The Black Pearl clothesline volante, grande reazione, mentre vedo anche la schiena ferita per quanto riguarda il Conte della California, che evidentemente però non ne risente. E attenzione perché potrebbe anche stupire tutti, va per eseguire lo schienamento, però vedete che grave è il taglio sulla schiena di Black Pearl procuratogli da Steiner, era probabilmente suo. Dunque il sangue che avevamo visto in precedenza, l'apertura sulla schiena di Black Pearl, non credo che permetterà al Conte della California di subire altri colpi. Però è tornato adesso in controllo della situazione con questa serie di pugni, ed è Scott Steiner a subire, ma vedete che sanguina vistosamente The Black Pearl. Davvero un match durissimo, forse uno dei più duri che abbiamo visto durante questo campionato del mondo. Sicuramente il più duro, solo Vampiro ci aveva abituato nelle settimane precedenti, nelle scorse puntate, a delle sfide così intriganti, così violente. Eh sì, evidentemente Steiner ha preso spunto da Vampiro, ma poi forse è caduto in un ambito che neanche lui sa più controllare. Infatti neanche lui sa più controllare. Attenzione al reverse neck breaker di Scott Steiner, la gomitata di Black Pearl che però lo ferma. Un incontro a questo punto davvero lungo ed entusiasmante, non si capisce più chi possa vincere. Attenzione però perché Black Pearl è stato spintonato addosso all'arbitro, che è finito, sembra quasi svenuto l'arbitro, mentre i due continuano a combattere. Di Scott Steiner, l'arbitro è KO.
L'arbitro è KO, vediamo se si riprenderà, perché sennò chi vincerà il titolo senza l'arbitro? Servirebbe almeno un altro arbitro, ma attenzione, Scott Steiner ne chiama probabilmente un altro. No, attenzione, no. Non è un arbitro. È Vampiro? È Vampiro che arriva sul ring per approfittare con un estintore. E ha qualcosa in mano. Per approfittare della situazione, addirittura con un estintore. È lo stesso che ha dato addosso a Kishi. A Kishi, che ha provocato la fine della carriera di Kishi. Attenzione, perché anche Black Pearl, già infortunato, non lo vedo benissimo e lo colpisce in testa. L'estintore finisce fuori dal ring. Vampiro lo toglie. A questo punto potrebbe contare fino a 100 senza che Black Pearl si rialzi, ma manca l'arbitro. Eccolo qui. Anche Vampiro lo risveglia, è Scott Steiner con la scorrettezza. 1, 2 e si libera, però incredibilmente. Ma dove riesce a trovare tutta questa energia? Ha subito di tutto questo pomeriggio, prima con Ass, adesso con Steiner. Ma la forza probabilmente di voler vincere il titolo assoluto della NWE. Ma perché se la sta prendendo con l'arbitro adesso Steiner? Probabilmente voleva un conto più veloce da parte dell'arbitro. Ma attenzione, perché è arrivato anche Kishi. Kishi si impossessa dell'estintore e colpisce Vampiro, vendicandosi così almeno in parte dell'affronto subito. Attenzione, però poi decide di non inferire ulteriormente. Colpisce anche Scott Steiner. Attenzione, The Black Pearl con Reverse Neck Breaker. Potrebbe essere la mossa finale. 1, 2 e 3. E vince, campione del mondo Black Pearl nella NWE. Abbiamo visto di tutto. La gente è stata distratta anche da un Kishi, nonostante... Incredibile, Kishi ha deciso anche la fine di questo incontro, si è vendicato di Vampiro, ha colpito Scott Steiner con lo stesso estintore. E vediamo l'annuncio: Black Pearl è il primo campione assoluto della NWE New Wrestling Evolution. Kishi sembra soddisfatto. Pollice alto per il gigante samoano, pollice alto per Black Pearl, e vedete la festa per il conte della California che batte Scott Steiner e conquista il titolo assoluto NWE, è il primo campione della New Wrestling Evolution. E allora vi lasciamo a quest'ultima visione. Black Pearl, nuovo campione. Si conclude così il format Destiny. Io ringrazio davvero Carlo per queste settimane trascorse insieme. Grazie a te, grazie a tutti gli appassionati, e direi vi lasciamo sulle immagini del grandissimo trionfo del conte della California, il primo campione NWE, The Black Pearl. Ciao a tutti.